Con la partecipazione fondamentale di Segafredo Zanetti si è aperta a Bologna una grande mostra che ha al suo centro la ragazza con l'orecchino di perla dipinta da Johannes Vermeer nel 1665, uno dei dipinti più celebri di tutti i tempi, secondo forse soltanto alla Gioconda per notorietà internazionale. Segafredo Zanetti, da sempre impegnata nel mondo della cultura e a promuovere la bellezza nei suoi vari ambiti. In particolar modo il legame del caffè con la pittura è molto forte, in quanto nelle caffetterie spesso si sono ritrovati artisti, pittori, scrittori. Da tempo vedevamo l'immagine, ne abbiamo parlato insieme a Marco Goldin, l'amico Goldin, abbiamo fatto il possibile per concretizzare questo sogno che è divenuto realtà, e la realtà è poi ancora più bella nel momento in cui veramente te la trovi davanti agli occhi, sei lì a tu per tu con questo capolavoro. La mostra non è soltanto la ragazza con l'orecchino di perla, ma è anche un secondo Vermeer, Diana e le sue ninfe, dipinto nel 1654. Ma al centro di tutto quanto, ovviamente, la celeberrima fanciulla olandese, che non è se non altro un'apparizione della bellezza, la purezza del tempo che ci si fa dinanzi, ci si fa di fronte. Credo veramente che sia un'emozione e una gioia per l'anima e per il cuore. Beh, signori, cosa c'è di più bello di questo dipinto alle mie spalle? Segafredo appartiene a un gruppo mondiale di proprietà unica di Massimo Zanetti, è presente in un centinaio di paesi con oltre 40 società proprie, quindi è un'azienda di caratura internazionale con una presenza a livello globale. Il poter contribuire a portare una mostra così importante a Bologna è anche una sorta di ringraziamento verso una città che ci ha dato tanto e grazie a noi che consumiamo quotidianamente il caffè anche che siamo riusciti a portare questo quadro qui a Bologna. Pertanto ha una valenza molto razionale, ma anche un forte impatto emotivo, evidentemente.